Hai detto che domani mattina te ne andrai. Sì. E che farai? Li ucciderò tutti. Prima che loro uccidano me. Non avevi detto di voler chiudere con questa vita. Lo farò. Quando questa storia sarà finita. Non si può risolvere sempre tutto con la violenza. Quando si è costretti, uccidere come respirare. Non c'è stato mai un solo momento in cui non avrei voluto essere altrove. Ma questo è quello che faccio. E quello che sono. Non ti interessa nemmeno un po' del perdono di Dio? Dio? Quale Dio? Non credi esista un Dio? Credimi, ho visto cose che nessun Dio permetterebbe. Quale Dio si gira dall'altra parte mentre un innocente viene ucciso a sangue freddo? Non hai paura di morire? No. Non hai paura del giudizio di Dio? Non hai paura di morire? C'è qualcosa in cui credi? Qualcosa di cui hai paura? Credo in me stesso. E ho paura di me stesso. Ci siamo. È là dentro, lo sento. Tenete pronta la pistola. E se c'è qualcuno con lui, sparate a vista. Il bastardo lasciatelo a me. Un po' teso? Che roba è? È la Wii. È un simulatore di guerra. Mi hai fatto venire un colpo. Scusami. E questo che fai invece di scrivere la tesi? Con un killer in casa la tesi è l'ultimo mio pensiero. Ehi tu! So che sei lì dentro! Se ti consegni, nessun altro si farà del male! Potevo prendere io il divano. Sono loro? Sì, sono loro. Ehi, amico! Che ne dici di uscire a regolare i nostri conti, eh? Se c'è qualcuno con te, giuro che non gli verrà torto un capello. Ti do un minuto esatto per pensarci. Cosa facciamo? Usciamo? No. Ti ucciderebbero lo stesso, solo perché li hai visti in faccia. E allora? Cosa gli rispondiamo? Fanculo. Quel bastardo non si arrenderà mai. Dobbiamo circondare e entrare nella casa. È troppo barricato per prenderlo da qui. Ok, bastardo, stiamo venendo a prenderti. Ascoltami bene, adesso io esco e cercherò di fermarli. Tu chiuditi dentro e nasconditi. Dimmi una cosa, dove andare? Cosa? Come ti chiami? Claudio. E tu? Sara. Attenzione, Sara. Claudio. Dimmi. Moriremo, vero? Sicuramente moriremo. Ma non oggi. Thank you.
Ehi, amico! Mi sa che questa cosa finisce qua adesso. E vuoi sapere come lo so? Sono tutto orecchi. Devi sapere che oltre al sigaro ho un'altra passione. Quale? Il whisky. Boom! Cazzo! Facciamo sul serio allora. Dove cazzo ho messo? Vabbè. Pronto? Sono Daniele. Sì, lo so, ho visto il numero. Stai bene? Sì, sì, sto bene. Però adesso sono in una situazione di merda. Cosa posso fare per te? Ho perso il numero di quell'hacker. Riesci a mettermi in contatto con lui alla velocità della luce? Ok, ok, ci provo. Resta in linea. Quanto cazzo ci metti a rispondere? Comunque muoviti, carta e penna, segnati il numero di questo amico che ha bisogno di una mano. Forza. L'ho trovato, attacchiamo, si può chiamarti, eh? Grazie. Buona fortuna. Forza. Pronto? Con chi ho l'onore? Non è il momento dei convenevoli. Hai il computer acceso? Io ho sempre il computer acceso. Aspetta un attimo. Dimmi, che cosa ti serve? Puoi rintracciarmi tramite la telefonata e avere una visione via satellite del posto dove mi trovo? È una sciocchezza, ci vuole solo qualche secondo. Ok. Ce l'ho. Devono esserci degli uomini, oltre a me. Ok, il primo è vicino a un grosso edificio, dietro alcuni alberi, a 198 metri da te. Ok, lo sistemo e torno da te. Fermo, aspetta. Sono disarmato, aspetta. Fermo, io non lo sapevo. Mi hanno solo pagato, mi hanno dato dei soldi per inseguirti. Non è niente di personale, non sono con te. Stai facendo uno sbaglio. Tu lo hai già fatto.
Brutte notizie. Quali? Uno degli uomini è entrato in casa. Cazzo!